una Traviata non televisiva. Questo è il documento di una Traviata teatrale fino a un certo punto. Eravamo in una sala e avevamo voglia della Traviata. La sala era del castello di Gressan, una tour de ville, c'era una tastiera, i pianoforti non entrano da quelle porte antiche, e dei cantanti che avevano voglia, con le cose che avevano lì, di fare i personaggi. C'era un'attrice che leggeva l'affascinante testo di Alessandro Baricco, tutto qui. E la gente ci ha creduto. Guardatela assieme alla Traviata, guardate ed ascoltate Verdi e guardate anche gli occhi del pubblico. Libretto di Francesco Maria Piave. Atto primo. Traviata è la storia di una ragazza bellissima che non vuole morire sola. Ma volendo è anche la storia di un rampollo di buona famiglia che cerca invano di vivere e invece è la vita che fa tutto da sé, portandoselo dietro come fanno gli uragani coi relitti. E in fondo è anche la storia di un maturo gentiluomo borghese convinto che la vita abbia un ordine e costretto a scoprire che la fantasia dei desideri e la forza dei sentimenti non potranno mai resistere prigionieri dentro a quell'ordine.
Come tutte le opere più belle, Traviata è una storia che ne racconta tante. Tutte quelle, in definitiva, che si è capaci di estorcerle. La bella società parigina a mollo nella sua vita notturna da forzati del divertimento. Un'allegria che sa di mascherata disperata. E lo è, crudelmente, per Violetta, che un improvviso malore ci svela malata di tisi. Euforicamente viva, perché già un po' morta dentro. Tra le pieghe della festa appare Alfredo, che dopo aver risalito pazientemente la corrente di un'esistenza che è facile immaginare straordinariamente ordinaria, riesce ad arrivare davanti agli occhi di Violetta per dire a quella donna da tutti desiderata che lui non la desidera, la ama. C'è una certa differenza tra le due cose, e Violetta lo sa. O meglio, è costretta dal candore un po' goffo di quel ragazzo a ricordarselo. È costretta a recuperare il ricordo rimosso di quel che si chiama amore. Il primo istinto è difendersi. Amar non so, solo amistade vi offro. Ma la seconda mossa è già il preludio di un'incantata resa. Prendete questo fiore, perché? Per riportarlo. Giusto un fiore per lasciare socchiusa la porta al destino.
Felice tua, mi
Sola con se stessa, senza il dovere di recitare e con la voglia di ripensare a quel che è successo. Ha una grande aria a sua disposizione per cullarsi nel ricordo delle parole di Alfredo e per convincersi a dimenticarle. Verdi le regala note con cui potrebbe convincere chiunque. Eppure potrà anche cantare benissimo, ma non riuscirà a convincere se stessa. Sempre lì dai.
Alfredo e Violetta vivono insieme in una casa di campagna, vicino a Parigi, perché la felicità nelle opere vive raramente in città. Potrebbe durare per sempre. Ma un giorno arriva Giorgio Germont, che di Alfredo è il padre. Ha una storia da raccontare a Violetta. Parla di una figlia, bella e pura, che non potrà sposarsi se il fratello Alfredo continuerà a vivere in quell'unione scandalosa e immorale. In sé sembra una squallida storia di perbenismo borghese, e di fatto lo è. Ma entrano in gioco complicazioni psicologiche. Quella giovane, sì bella e pura, è ciò che Violetta non ha potuto essere. Quel padre è il padre che non ha potuto avere. Quella famiglia che cerca nell'ordine borghese il passaporto per la sopravvivenza è la famiglia che lei non ha potuto avere. Quella felice normalità che Germont arriva a difendere è la felice normalità che lei non ha potuto avere. E allora in un istante Violetta capisce che rinunciando ad Alfredo entrerà a far parte di tutto quel mondo, un po' di straforo, relegata ai margini, ma protagonista, a suo modo eroica, a suo modo necessaria. Per la prima volta, forse, pensa che non morirà completamente da sola. E allora cede, e quando arriva Alfredo brucia in un istante un meraviglioso strabismo del cuore, supplicandolo di amarla e lasciandolo per sempre, nel più bel addio della storia dell'opera. Yeah.
e giovine col tempo. Piangi, 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 pi
Il sacrificio sarà del vostro
Dell'animale smarritosi, Violetta ritorna nell'unico posto che conosce, il bel mondo parigino. Ed è a una festa del bel mondo parigino che Alfredo la va a stanare. Non sa nulla lui. Crede semplicemente di essere stato abbandonato da una donna inesorabilmente stregata dalla propria immoralità. E poiché è un uomo elementare, fa le due cose che l'ovvietà pretende da lui. Si vendica di Violetta
rinfacciandole davanti a tutti il suo destino di puttana senza speranza, e sfida a duello il primo rivale che incrocia. Nello sconcerto generale appare dal nulla il vecchio Germain e, come una specie di proverbio vivente, declina il precetto di una civiltà stancamente intenta ad arginare la propria endemica volgarità. Disprezzo degno se stesso rende chi, pur nell'ira, la donna offende. Oh!
Atto terzo. È carnevale a Parigi. E a Parigi Violetta muore. Sdraiata nel letto, tra le pareti di una casa spogliata di ogni ricchezza, falsa allegria, stringe una lettera che la Callas a suo tempo le insegnerà a leggere. Dice che Alfredo è sopravvissuto al duello e che adesso sa tutto e che adesso arriverà. È firmata da un uomo che non è più lo stesso, da quando un giorno è entrato senza togliersi il cappello nella casa di campagna di una prostituta. E ne è uscito senza cappello, con una figlia in più e una stanchezza dentro, da cui non guarirà mai. Giorgio Germont.
Gran Dio. Morirsi giovane. Canta con rabbia Violetta. Ma nel momento in cui la vita le scappa, alla vita estorce quel che più di ogni altra cosa aveva desiderato. Non morir da sola. Cosa minuscola, eppure immensa. E accade, perché alla fine arriva Alfredo, arriva davvero, ed è per un attimo l'inizio di una nuova vita, di un'inopinata salvezza, è il rigurgito di un sogno che poi in qualche modo bisogna abbandonare, lasciarlo scappare via, ma dolcemente almeno, con un paio di versi belli, se è possibile, due versi non qualunque, se è possibile trovarli, sì, è possibile, librettista Piave li ha trovati, il buon Piave, e Verdi non si rilascerà scappare. Ma se tornando, non mai salvato, a niuno in terra salvarmi è dato. Anche Germont alla fine, perché il presepe dell'anima sognato da Violetta sia completo. Non mi scordaste? Mi chiede Violetta con lo stupido candore di un bambino. No, non l'ha scordata. Il problema, semmai, sarà riuscire a scordarla in tutti gli anni che gli rimarranno da assolvere. Thank you.
felice è gioia. Concertista, esperta nell'arte dell'accompagnare, gira con Aprile Millo o con Leonucci, ma come avete sentito qui qualcosa di più, perché una specie vera di direttore e concertatore. Maria Luisa Zaltron, 23 anni, attrice, tanto fare, non solo per quello che avete visto fare qui, ma improvvisatrice, danzatrice, cantante, suona il pianoforte magnificamente. E la sua compagnia di teatro contemporaneo ha appena vinto un festival e lei come miglior attrice del festival. Andrea Forte. Sei figli. Autore, fra l'altro, di balletti rappresentati alla Scala, non ballava lui, ma aveva scritto. Gira per il mondo, torna e scrive libri di filosofia orientale e filosofia fortistica, cioè. Conosciuta
qualche anno fa arrivato in Italia, quasi imprendibile nel suo pensare, giocare, cantare, fare tutto, cantava e canta meravigliosamente le canzoni turche. Poi a poco studiando è diventato quel che avete sentito. E il bello è che non è diventata un eccellente soprano, è un soprano che canta a modo suo, con una personalità sua e con una recitazione sua. E come voi avete visto, fare tutto di fila la parte principale di Violetta in un ambiente così, senza l'anestesia del palcoscenico in mezzo a voi, e fare in questo modo, guarda, poi insomma, ci fa piangere e ne siamo contenti. E di sentire dentro di me le vostre vibrazioni. Cioè è stata veramente un'emozione incredibile, di cui vi ringrazio tanto e ringrazio chi ci ha ospitato. Grazie.